siamo con la dottoressa Stefania Chipa, ricercatrice presso l'INDIRE, e con la dottoressa Rita Iose Mangione, anche lei ricercatrice all'INDIRE. Perché con loro? Perché ultimamente sono usciti nella collana della didattica delle piccole scuole due volumetti di cui con loro parleremo, in particolare ne parliamo con la dottoressa Chipa. Si parla di dell'ambiente, la didattica nell'ambiente, fare didattica all'aperto. Ecco, voi a questo tema state dedicando molte delle vostre energie, molto del vostro tempo. Perché? Cosa volete raccontare con questi volumetti? Grazie direttore, siamo contentissimi di essere qui e come diceva è appena uscito l'ultimo quaderno all'interno della biblioteca delle piccole scuole che si ispira al lavoro di Mario Lodi, dedicato appunto al fare didattica all'aperto. Sono due i quaderni dedicati a questo argomento, sono gratuiti e scaricabili sul sito delle piccole scuole di INDIRE ed è un argomento che abbiamo iniziato ad approcciare ben prima della pandemia. Poi con la pandemia è diventato un argomento di grande necessità e attualità proprio per il bisogno di distanziamento tra gli studenti. E ci siamo accorti, in particolare, ora le piccole scuole in Italia sono un numero molto importante perché sono circa il 76% di tutte le scuole del primo ciclo di istruzione. E lo scorso anno scolastico noi abbiamo diffuso un questionario nazionale per capire quanto era radicata questa pratica della didattica all'aperto nelle piccole scuole ed è emerso un buon numero, quasi il 40% delle piccole scuole la svolge, ma allo stesso tempo è emerso anche un bisogno forte da parte di queste scuole di laddove non era praticata di metterla in atto oppure laddove era praticata di portarla maggiormente al sistema. E quindi di strutturarla perché esperienze episodiche non portano benefici né agli studenti né ai docenti. Senta, ma per piccola scuola cosa si intende? Una scuola con quanti alunni? Allora, al di sopra di quale numero non si è più una piccola scuola? Anche questa è frutto di un'intensa attività di ricerca che come dire abbiamo svolto da diverso tempo. Da diverso tempo, in particolare diciamo, dal 2017 poi è stato lanciato il movimento delle piccole scuole, ma già da prima noi ce ne occupavamo. Per piccola scuola si intendono tutte le scuole primarie fino a 125 studenti e le scuole medie fino a 75 studenti. Che sono scuole, si possono trovare sia in città ma anche in luoghi isolati e periferici del paese ed hanno delle caratteristiche molto particolari dal punto di vista didattico e organizzativo. Sentiamo la dottoressa Mangione soprattutto su una questione, perché all'interno di questa ricerca sulle piccole scuole c'è anche un tema particolare che è quello dei modelli alternativi, diciamo, alla organizzazione consueta. Ecco, di che cosa si tratta? Che ricerca state facendo voi? Quando si parla di piccola scuola, il dibattito nazionale è su come garantire la permanenza di questi presidi, che sono comunque presidi che hanno cura di un territorio, che garantiscono educazione equa e soprattutto la continuità di un servizio scolastico, soprattutto nella scuola primaria. Lo studio che abbiamo fatto a livello nazionale e internazionale ci ha permesso di tracciare alcune vie di quelle che noi chiamiamo nuove form scolaire per la piccola scuola. Da un lato scuole che si aprono all'aperto, scuole diffuse, scuole liquide che fanno dell'alleanza con il territorio, in particolare di un dispositivo che oramai è entrato nel dizionario pedagogico di tutta la scuola italiana, che è quello del patto educativo territoriale, lo strumento per garantire una corresponsabilità nell'uso, nella definizione di una scuola aperta, diffusa sul territorio, in cui la comunità si prende cura della scuola come bene comune e la scuola diventa bene comune per tutta la comunità. Un'altra visione di scuola è la scuola
che supera le realtà disconnesse, quindi una scuola che attraverso l'uso delle tecnologie garantisce forme alternative di scuola come le scuole aperte in rete che sperimentiamo grazie alla collaborazione con il Quebec, o ancora la garanzia di un servizio e di un accesso alle tecnologie grazie alla sperimentazione di un D-Book con una soluzione in grado di connettere anche realtà dove la rete non arriva. Un terzo focus è quello sulla pluriclasse. Ecco, veniamo alla pluriclasse, che oramai è un modello che si sta diffondendo un po' anche nelle, non diciamo proprio nelle città, però anche nelle cittadine, nei paesi di piccole e medie dimensioni, perché a causa dello spopolamento e della denatalità c'è un po' questo fenomeno. Voi cosa state rilevando? Cosa osservate? Allora, innanzitutto, sia a livello nazionale che regionale abbiamo rilevato il fenomeno, stiamo parlando di oltre 2000 pluriclassi in tutto il territorio nazionale, e in Sicilia questo fenomeno è molto preponderante perché sono oltre 1000, quindi è una regione forse tra le più rappresentative. E quello che abbiamo rilevato a livello internazionale è come la scelta di fare una pluriclasse sia spesso una scelta pedagogica, invece in Italia purtroppo sappiamo che è una scelta economica in alcuni casi. Ecco, e a questo proposito, proprio in questi giorni, qui proprio in occasione della fiera, c'è una notizia interessante, cioè c'è un protocollo o comunque un'intesa con l'USR Sicilia su questo tema. Di che cosa si tratta? Ne avete dato annuncio proprio in queste ore? Sì, proprio un'oretta fa, attraverso un protocollo d'intesa Indire USR si lavora insieme per sostenere il mantenimento delle piccole scuole, in particolare attraverso la nascita della rete locale delle piccole scuole, che avrà come capofila proprio una piccola scuola che lavora con noi da anni, e un primo intervento di formazione a tutti i docenti che lavorano in pluriclasse. Bene. Ovviamente alla rete delle piccole scuole ci si può iscrivere, quindi basta andare sul vostro sito e segnalarvi l'intenzione di voler essere inseriti in questa rete, è giusto? È giusto, si arriva al sito, ci si iscrive, si segnalano i plessi che vengono coinvolti e immediatamente la scuola ha anche un feedback visivo perché risulterà iscritta nella mappa della piccola scuola. Ecco, ancora una domanda alla dottoressa Chipa. Senta, voi parlate di fare scuola all'aperto, avete studiato questo modello nelle piccole scuole, ma si può fare scuola all'aperto anche in una scuola di città? Sì, certamente, la didattica all'aperto si può fare in ogni luogo, perché le scuole hanno molta disponibilità di giardini scolastici, di cortili, si può fare nelle terrazze, si può fare in ogni luogo all'aperto della scuola, oppure uscire fuori dal cancello e ad esempio nella piazza del paese, oppure se si ha uno spazio in natura all'interno di uno spazio in natura. E i benefici ormai accertati dalla letteratura sono veramente molteplici, sia per gli studenti che per i docenti. Quindi promuovono sicuramente il sostegno a una scuola basata di più su metodologie didattiche attive, che quindi favorisce anche un benessere degli studenti e dei docenti, e favorisce anche l'apprendimento profondo, perché anche come ricordando un proverbio di Confucio, se faccio capisco, in una scuola all'aperto sicuramente questo è una delle caratteristiche principali. Quindi, pratiche di scuola attiva sia nelle piccole scuole di montagna ma anche nelle scuole di città, insomma questo è un po' l'obiettivo del vostro progetto. E nelle progetto. Isole anche, visto e nelle che siamo isole, in Sicilia, certo, ci sono molte scuole siciliane che fanno parte della rete delle piccole scuole e che adottano questa pratica da anni. Bene. Abbiamo parlato con Stefania Chipa e con Rita José Mangione, ricercatrici dell'Indire, che si occupano da molto tempo del progetto delle piccole scuole, con tutto quello che sta attorno a questo progetto, quindi il tema, appunto, abbiamo visto, della didattica all'aperto, fare scuola all'aperto, fare scuola nell'ambiente, fare scuola con modelli alternativi che magari possono sembrare un po' di vecchia data come le pluriclassi, ma che però possono aiutarci a rinnovare i modelli di insegnamento e a fare davvero una scuola attiva nelle nostre realtà. Grazie a loro per questa chiacchierata. Grazie direttore, a lei.